estero. Allora, come cambia la geografia politica italiana da quando Lega e 5 Stelle sono al governo? Approfondiamo anche i temi legati all'opposizione, quindi anche al ruolo del Partito Democratico, con il suo segretario Maurizio Martina, che è collegato con noi. Segretario, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Una buona giornata, bentornato naturalmente. Il segretario Martina è stato con RTL, su RTL per molto tempo, da ministro dell'agricoltura. Ecco, magari partiamo proprio da questa notizia che abbiamo raccontato da poco fa, insomma, facciamo una riflessione su cosa sta succedendo anche in Grecia, ma perché è talmente grave che vorremmo un suo pensiero in questo momento, segretario. Guardi, intanto buongiorno, grazie per l'occasione. Stiamo tutti seguendo le notizie che arrivano da Atene in maniera molto preoccupata. Sinceramente è veramente una catastrofe dal punto di vista ambientale, non solo. Io spero che nelle prossime ore si attivi anche, come è stato annunciato, il sistema di protezione civile europea, che si possa aiutare il paese, perché è evidente che siamo di fronte veramente a una catastrofe, e spero veramente che le prossime ore aiutino quantomeno a contenere danni già incalcolabili, sia in termini di vite che in termini di territorio che abbiamo purtroppo visto in queste ore. Senta, segretario, stando invece alle cose di casa nostra, lei sta mettendo tutto il suo impegno, devo dire insomma che alcuni suoi compagni di viaggio non le stanno dando una mano, ma detto questo il ruolo dell'opposizione in questa legislatura sembra un po' latitare, il Partito Democratico sembra un partito in stand by. Cosa sta accadendo, segretario? Quanta fatica sta facendo? Ma guardi, non siamo in stand-by, io lo voglio dire in maniera molto, molto netta, non è vero. È vero che c'è una difficoltà e non la nascondo, ma come sempre quando si inizia una legislatura, e tanto più oggi di fronte a uno scenario politico molto cambiato come quello che abbiamo di fronte, non mi nascondo la difficoltà a muovere l'iniziativa, ma non è vero che siamo in stand-by. Noi stiamo lavorando parecchio per costruire passo passo ogni giorno la nostra alternativa. Pensiamo nel merito che le scelte di questo governo siano dannose per il paese. Se abbiamo modo di discuterne, io vorrei poter dire chiaramente di come, ad esempio, questo decreto disoccupazione che il vice premier Di Maio ha voluto insistentemente si stia rivelando un clamoroso boomerang per il paese. Si riferisce al decreto dignità. Voi avete fatto 10 proposte ovviamente per opporvi a questo decreto. Ce ne dica una, la più importante. Beh, intanto un'assenza totale del decreto, un vero intervento che tagli permanentemente il costo del lavoro a tempo indeterminato in questo paese. E noi proponiamo di tagliare un punto di costo previdenziale all'anno per 4 anni e di fare del lavoro a tempo indeterminato la chiave di volta del mercato del lavoro, in coerenza con quello che abbiamo fatto, ha iniziato a fare in questi anni con le riforme nel mercato del lavoro, e guardando in faccia il tema vero, che è quello di rendere più vantaggioso il contratto a tempo indeterminato sia per l'impresa che per il lavoratore. Ma io vorrei discutere concretamente degli effetti di quel decreto. Guardi, in queste ore migliaia di lavoratori stanno ricevendo lettere di fine del lavoro a tempo determinato nelle loro aziende e di mancato rinnovo di quei tempi determinati in ragione del decreto. Ieri abbiamo scoperto tutti il grido d'allarme, la notizia di questi 20 lavoratori della Nestlé di Benevento, a cui è arrivata una lettera in cui viene detto chiaramente che l'effetto del decreto non consente all'azienda di poter prorogare quei contratti a termine, e ce ne sono purtroppo decine e decine di case di questo tipo. Allora, si è annunciato in pompa magna un intervento contro la precarietà e in realtà oggi quell'intervento genera più precarietà, più disoccupazione, più costi per le imprese, più costi per le famiglie, perché il rischio che ci sia una maggiorazione anche dei costi, ad esempio sul lavoro domestico, per cog e badanti è ancora presente. Allora, se si parte di qui,
io penso che si trovano anche le ragioni della nostra alternativa e del lavoro che dobbiamo fare nel paese. E c'è anche questa rivolta degli industriali veneti, sono 600 questa mattina in prima sul Corriere, il governo ci rovina proprio sempre rispetto a tutte queste norme. Ecco, però a questo punto che cosa può fare dall'opposizione il PD per andare incontro a questi industriali sentono un po', diciamo, presi in giro, ecco, dal cambio di regole? Ma noi dobbiamo lavorare in Parlamento a partire anche da questi giorni, dove è iniziata la discussione in Commissione, proprio su quelle 10 controproposte alternative al modello presentato da Di Maio. Sono 10 controproposte che provano ad aiutare concretamente, senza strombazzamenti propagandistici, sia le imprese che i lavoratori. Sono 10 controproposte che provano a insistere in particolare sul lavoro stabile. Sono 10 controproposte che possono aprire degli spazi di novità. Ve ne dico un'altra: noi continuiamo a pensare che in questo paese, come nel resto d'Europa, sia necessario introdurre il salario minimo legale per chi non è coperto da contratti collettivi nazionali. Noi abbiamo ancora un 15-20% di lavoratori italiani che non sono coperti da contratti nazionali. Spesso e volentieri prendono paghe misere e la paga oraria di queste persone è al di sotto di qualsiasi soglia. Perché l'Italia non sperimenta, come hanno fatto altri paesi, il salario minimo legale? Abbiamo fatto questa proposta, ce l'hanno bocciata ieri in commissione. Ce l'hanno bocciata quando, segnalo, che anche il Movimento 5 Stelle nel suo programma, come nel nostro, aveva l'introduzione del salario minimo legale. Per me non farlo è un clamoroso errore. Allora, ci sono una serie di controproposte, nel merito, alternative, che aiutano le imprese, aiutano i lavoratori, aiutano le famiglie. È chiarissimo. Sono perfettibili, non sto dicendo che sono la risoluzione di tutti i problemi. Però sono le vostre proposte, ci sono, è chiaro. Sono proposte alternative. Senta, segretario, due domande in una. Allora, oggi il ministro dell'Interno Salvini, in un'intervista al Tempo, ha dichiarato che incontrerà il sindaco di Roma Raggi e dice: la convincerò a chiudere i campi Rom a Roma. Adesso, la prima domanda è se lei è d'accordo alla chiusura dei campi Rom nella capitale, e la seconda, vorrei chiederle cosa ne pensa della definizione che Roberto Saviano ha dato del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo ha definito il ministro della malavita e lui ha querelato. A lei. Ma guardi, questione campi Rom, non c'è alcun dubbio che bisogna lavorare, come stanno facendo già a tante città e tanti amministratori, al superamento in particolare di alcuni campi che sono completamente disorganizzati, insicuri, pericolosi. Questo è un lavoro che bisogna fare seriamente, più che annunciarlo bisogna, per me, aiutare effettivamente tutte le amministrazioni di qualsiasi colore, di qualsiasi provenienza, a fare concretamente questo lavoro quotidianamente. Ci sono città che lo stanno facendo. Ora, che Salvini scuota un pochino l'albero della capitale, vediamo, auguri, vediamo che effetto che fa. Il dato di fatto di questi anni, e a Roma in particolare, che c'è un'amministrazione disastrosa, e non lo dico, guardi, con chissà quale gioia. A me spiace, ma continuo a vedere la capitale completamente disorganizzata e questa amministrazione completamente incapace di gestire la complessità di una città di questo tipo, a partire dalle periferie. Siamo stati l'altro giorno a Torbella Monaca a lavorare come segreteria PD a ricostruire un minimo di rapporto con alcune realtà di quel quartiere. È impressionante la distanza che c'è, il problema enorme. Sì, diciamo che viene da lontano, segretario, perché Roma è stata governata da tutte le forze politiche e ognuno ha le sue responsabilità. Sì. È vero, dobbiamo riconoscere che alcuni problemi vengono da lontano, ma è anche vero che ormai da 3 anni sta governando questa amministrazione e di scelte utili per questa città non se ne vedono. Certo. Si può esprimere un giudizio? E per me il giudizio è radicalmente negativo. Certo. Allora, Salvini, ministro della malavita, dice Saviano, una definizione puntuale. Guardi, secondo lei? Io utilizzo altri termini, non entro nel merito di una discussione tra due personalità che sono radicalmente differenti. Dico questo: io sono alternativo alle politiche proposte da Matteo Salvini, perché per me sono politiche pericolose per il paese. Quando si immagina che in questo paese ci possano essere pistole libere,
per essere più sicuri, e non si vede che in realtà in ogni paese dove le pistole sono libere si genera più violenza e più insicurezza, io sono preoccupato. Quando si specula su alcuni problemi che ci sono e vanno visti e non vanno sottovalutati, e il tema è il post su Facebook di giornata per alimentare odio, io sono convinto che alla fine ci si ritorce tutto contro, soprattutto dal punto di vista del rapporto che hai con il cittadino, le istituzioni, non è lì che risolvi il problema. Quando vai in Europa a predicare la fine della pacchia, poi aumentano i morti in mare nel Mediterraneo e l'Italia non porta a casa un passo in più dell'Europa nella gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio, tu stai minando l'interesse nazionale. Certamente. Allora, certo. Siccome hanno vinto in parte la campagna elettorale sullo slogan prima gli italiani, io vi posso tranquillamente dimostrare, e vorrei discuterne con grande tranquillità e serietà, che tutte le scelte fatte fino a qui da questo governo hanno indebolito l'interesse nazionale. Ma nel merito, dal punto di vista economico, se tu lisci il pelo ai dazi, poi lo devi spiegare alle nostre imprese che esportano. Dal punto di vista della sicurezza, se tu pretendi di fare da solo e vai in giro per il mondo a raccontare che è finita la pacchia, poi non ti puoi lamentare se l'Austria chiude le frontiere. Segretario Martina, dobbiamo purtroppo salutarci perché il tempo è terminato, ma certamente avremo il piacere magari di risentirci a breve per fare un po' il punto su, insomma, tutti i temi che sta trattando. Sono tantissimi, perché appunto i temi di un paese sono molti. Ci risentiamo presto. Maurizio Martina, volentieri, grazie a presto. A voi. Buona giornata.